grazie a te. Anzitutto ringrazio molto l'Istituto Storico di Macerata e in particolare la dottoressa Cigna per avermi invitato a partecipare a queste interessantissime giornate di riflessione a 80 anni appunto dalle leggi razziali. Il mio intervento mira a individuare il modo in cui i numerosi provvedimenti adottati a partire dal 1928 hanno determinato progressivamente la riduzione e il contenimento dei diritti fondamentali di quelli componenti la comunità minoritaria così qualificata nella prima sentenza della Corte Costituzionale che si è occupata dell'argomento, una sentenza della seconda metà degli anni 90, quindi mira a verificare come l'intervento di questa legislazione abbia costituito il sostrato inevitabile e fondamentale per quanto è accaduto dopo la Shoah, in un contesto istituzionale che era quello delineato dalla prima Costituzione dell'Italia Unita, cioè lo Statuto Albertino. E sulla base di un primo sguardo a questa legislazione ci indurrà poi a verificare quali siano stati gli anticorpi che immediatamente dopo si ritenne necessario introdurre al fine di evitare nuove avventure di questo tipo, per poi soffermarsi a verificare se questi anticorpi in qualche modo siano stati sufficienti al tempo presente ad impedire l'introduzione di norme con caratteristiche analoghe. E, muovendo quindi dalla legislazione razziale del 38, appunto come abbiamo sentito diffusamente, una lunga serie di provvedimenti non solo normativi ma anche amministrativi che hanno punteggiato gli anni dal 38 al 42, anticipati dalle leggi coloniali, e, abbiamo visto come queste leggi siano state adottate in deroga alle regole del diritto comune, configurate inizialmente come leggi speciali, più precisamente come leggi eccezionali, per soddisfare quel superiore interesse dello Stato, che era quello di tutelare la purezza della razza italiana, hanno progressivamente, via via sottratto, senza generare clamore, tutti i principali diritti fondamentali degli ebrei, all'istruzione, alla vita di relazione, all'esercizio delle professioni, al lavoro, al matrimonio, fino a conculcare la loro stessa qualità di soggetti di diritto, la loro stessa capacità giuridica e a porre nel nulla la loro dignità di persone. A quel punto, come è stato segnalato dalla stessa Corte Costituzionale, il passo da quella che è stata definita la persecuzione dei diritti alla persecuzione delle vite è stato davvero breve. E se nel 1938, in particolare nel calore dell'estate di quell'anno, l'Italia diventava ufficialmente, come abbiamo sentito, uno Stato razzista, conferma perché la discriminazione razziale diventava contenuto della legge dello Stato, proprio quella legge che nel costituzionalismo dell'epoca liberale era ritenuta lo strumento più idoneo a garantire i diritti dei cittadini, il mito della legge come espressione della volontà generale, si era trasformata in uno strumento di oppressione esiziale per la dignità e l'esistenza della persona. Di qui l'inaudita banalità del male di quell'epoca, come tramandato dalle indimenticabili pagine di Hannah Arendt sul processo ad Adolf Eichmann. Il male era diventato legge dello Stato e come tale i cittadini dovevano osservarlo. Uno sguardo alla successione dei provvedimenti normativi e amministrativi che hanno tratteggiato la progressiva compressione dei diritti degli ebrei fino a consacrare la perdita della loro capacità giuridica, cioè appunto del riconoscimento dell'attitudine fin dalla nascita a diventare titolari di diritti e quindi in sostanza della qualità di persone, ci consegna però l'immagine di un sistema giuridico in cui i labili confini posti al potere, a tutela dei diritti civili e politici e dell'eguaglianza davanti alla legge da quella che era appunto la prima Costituzione dell'Italia Unita, cioè lo Statuto Albertino, furono comunque fatalmente scavalcati, anche se
con il favore di formule costituzionali molto spesso troppo generiche e laconiche per essere sufficientemente di garanzia e piene di rinvii ad altre leggi, così da consentirne lo svuotamento da parte di maggioranze parlamentari o addirittura, come abbiamo visto molto più spesso, del governo, in assenza di organi chiamati ad assicurarne il rispetto. E questo è un punto importante perché ci consente di capire quali siano stati poi gli anticorpi che all'indomani dell'esperienza fascista e a seguito della conclusione della Seconda Guerra Mondiale siano stati posti in essere. Ma andiamo con ordine. Ecco, solo qualche battuta su cose che sono state già assai più egregiamente ricordate, e cioè il fatto che lo strumentario logico-concettuale delle leggi razziali non era una novità delle leggi razziali introdotte nel periodo 38-45, era già presente tutto nelle leggi che riguardavano appunto lo status dei cittadini delle colonie italiane, approvate a partire dal 1933. La conquista dell'Etiopia segnò il passaggio, come secondo una certa ricostruzione, al cosiddetto razzismo di Stato, e con la sua legislazione, come segnalato da tanti autori, fra cui Carlo Assale, servì a preparare il terreno per la successiva contro gli ebrei. La legislazione coloniale era, diciamo, improntata alla netta distinzione fra sudditi e cittadini, la quale era disegnata in qualche modo sulla necessità di evitare contatti da persone di razza ariana e persone di razza africana. Abbiamo già sentito che la vocazione, diciamo, razziale della legislazione coloniale era emersa in maniera vistosa, in particolare con quella norma adottata nel Regio Decreto Legge del 37, in cui si stabiliva che il cittadino italiano che nel territorio del regno e delle colonie avesse tenuto relazioni di indole coniugale con persona suddita dell'Africa orientale italiana, con persona straniera appartenente a popolazione che abbia tradizioni, costumi o concetti giuridici e sociali analoghi a quelli dei sudditi dell'Africa orientale italiana, era punito con la reclusione da 1 a 5 anni. E questa previsione, come abbiamo già sentito, fecero seguito numerose altre norme restrittive della possibilità di contrarre matrimoni misti, di instaurare relazioni fra nativi italiani, fino a configurare come reato il fatto che un italiano lavorasse per un nativo o frequentasse un locale riservato appunto ai neri. A questo proposito è stato efficacemente osservato che fu proprio, diciamo, sul proscenio d'oltremare che il razzismo fascista declinato in senso giuridico aveva conosciuto il suo debutto ufficiale e aveva aperto la strada all'antisemitismo. Una volta individuato l'altro, il diverso, il nemico, l'inferiore inizialmente in terra d'Africa ed eretta la barriera antidiscriminatoria, fu agevole a livello teorico e concettuale procedere all'individuazione del diverso nel suolo metropolitano, identificandolo nell'ebreo. A questo proposito può essere interessante richiamare all'attenzione quanto scriveva un giurista dell'epoca vicino al regime, De Marsico. Osservava che la Costituzione dell'Impero aveva segnato un passo decisivo nell'evoluzione dei più profondi caratteri giuridico-costituzionali del nostro diritto, da cui derivavano, cito, due aspetti. L'uno tendente a costruire nelle leggi una barriera di incompatibilità fra italiani e determinati gruppi di non italiani nella creazione della famiglia, l'altro a separare il popolo italiano da quegli elementi ebraici che, non dimostrando per sicure manifestazioni di ordine civico e spirituale insieme di aver raggiunto un perfetto grado di fusione con l'anima della nazione, si giudica necessario sottoporre per la difesa della purezza soprattutto spirituale della nazione ad esclusione o a restrizioni di capacità giuridica. L'uno è aspetto di difesa biologica, l'altro aspetto di difesa politica, intellettuale e psicologica. Come sappiamo e abbiamo sentito, tra luglio e novembre del 38 si avviava la legislazione prettamente anti-ebraica. La campagna di stampa che aveva preparato l'opinione pubblica era avviata il 15 luglio con la pubblicazione del manifesto degli scienziati razzisti, il 5 agosto veniva divulgata la comunicazione dell'informazione diplomatica numero 18 in cui si giustificava l'introduzione di misure di discriminazione nei confronti degli ebrei e si affermava: discriminare non significa perseguitare, questo va detto a tutti gli ebrei d'Italia e di altri paesi. Il governo fascista non ha alcuno speciale piano persecutorio contro gli ebrei in quanto tali, si tratta di altro. Gli ebrei in Italia, nel territorio metropolitano, sono
44.000, secondo i dati statistici ebraici, che dovranno essere controllati da un prossimo speciale censimento. La proporzione sarebbe un ebreo su 1.000 italiani. È chiaro che d'ora innanzi la partecipazione degli ebrei alla vita globale dello Stato dovrà essere adeguata a tale rapporto. L'11 agosto veniva avviato il censimento degli ebrei, che poi si sarebbe completato il successivo 22 agosto, con una nota del sottosegretario agli interni, una circolare rivolta ai prefetti che invitava a svolgere l'operazione censimento con la massima riservatezza, celerità e precisione. Fu così che il successivo 7 settembre, con regio decreto legge numero 1381, che non fu mai convertito in legge del Parlamento, assistiamo a tutta una serie di atti normativi che sono essenzialmente tutti nelle mani del governo, prevalentemente, fu disposto il divieto di fissare stabile dimora nei territori del Regno, della Libia, nei possedimenti dell'Egeo, degli stranieri ebrei. Come abbiamo sentito, venivano annoverati tra gli stranieri ebrei anche coloro che avessero ottenuto la cittadinanza dopo il 1919, altrimenti quest'ultima veniva revocata, il che comportava che coloro che non si fossero allontanati volontariamente nel termine di 6 mesi dall'entrata dalla pubblicazione del decreto sarebbero stati espulsi. Il 5 settembre, sappiamo, veniva adottato il regio decreto legge numero 1390, che conteneva norme sulla difesa della razza nella scuola fascista, che disponeva l'espulsione da tutte le scuole statali e parastatali di tutte le persone di razza ebraica, insegnanti di ruolo e tutto il personale scolastico sospesi dal servizio, liberi docenti sospesi dall'esercizio, gli studenti e gli alunni di razza ebraica fu impedita l'iscrizione nelle scuole di qualsiasi ordine e grado. Interessante ricordare che prima ancora della pubblicazione del manifesto della razza, il ministro dell'Educazione Nazionale aveva chiesto alle università di identificare tra soggetti, docenti e studenti gli appartenenti alla minoranza ebraica, che avrebbe provveduto a espellere col successivo decreto del 5 settembre. Il 23 settembre si istituirono le scuole elementari riservate agli ebrei con insegnanti di razza ebraica. Tutte queste disposizioni sarebbero state poi recepite nel regio decreto legge 15 novembre 1938, numero 1779. Si aggiungeva a queste previsioni soltanto il divieto di utilizzare nelle scuole frequentate dagli alunni italiani libri di testo di autori di razza ebraica, coautori, curatori, correttori, e fu stabilita la decadenza dall'abilitazione e della docenza per i docenti di razza ebraica. E il 17 novembre veniva adottato il regio decreto 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana, ritenuto in qualche modo la summa dell'antiebraismo giuridico fascista, contenente tutti i principi ai quali riferire l'intero corpus normativo antiebraico. Venivano colpiti, come sappiamo, i matrimoni, in quanto si proibivano quelli del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza, e si prevedeva la sanzione della nullità per le unioni celebrate in contrasto con questo divieto, ma numerose erano le disposizioni discriminatorie. Intanto le norme più rilevanti erano gli articoli 10 e 13, che stabilivano una serie di divieti nei confronti appunto dei cittadini italiani di razza ebraica. Non possono, si diceva, prestare servizio militare, esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori incapaci non appartenenti alla razza ebraica, essere proprietari o gestori di aziende dichiarate interessanti alla difesa della nazione, aziende di qualunque natura che impieghino 100 o più persone. E all'articolo 13 si vietava di avere che potessero avere le proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica tutte le amministrazioni dello Stato, delle province, dei comuni, le amministrazioni delle banche di interesse nazionale, le amministrazioni delle imprese private di assicurazione. A questo si aggiungeva la previsione contenuta nell'articolo 12 del divieto per gli ebrei di avere le proprie dipendenze cittadini italiani di razza ariana, prevedendo l'irrogazione di una sanzione penale. A questo si aggiungevano altre norme rilevanti, che erano quella che consentiva tuttavia una deroga all'applicazione dei divieti nelle mani del Ministro dell'Interno nei confronti di quegli italiani ebrei fascisti che potevano vantare delle benemerenze, per esempio meriti militari nelle guerre coloniali o per adesione alla causa fascista. E in qualche modo era come se si ritenesse che si trattava di ebrei tra tutti, meno ebrei degli altri.
Infine l'articolo 26 istituiva un giudice speciale per tutte le questioni riguardanti l'applicazione delle norme del decreto legge, affidava la decisione di tutte le controversie al ministro dell'interno sentiti i ministri interessati, escludendo quindi la possibilità di impugnare i provvedimenti dinanzi ad un qualunque giudice. I provvedimenti che seguirono diciamo, non fecero altro che intervenire a introdurre ulteriori limitazioni dei diritti, come limiti di proprietà immobiliare, di attività industriale per i cittadini italiani di razza ebraica. Furono con la legge 29 giugno 39 1054 fu vietato l'esercizio delle professioni di notaio e giornalista, fu limitato l'esercizio di medico chirurgo, farmacista, veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore, patrocinatore legale, ragioniere, ingegnere, architetto, chimico, agronomo, perito agrario industriale. La successiva legge del 13 luglio imponeva agli ebrei che avessero cambiato il cognome con un altro che fosse meno evidentemente riconducibile alla razza ebraica di riprendere l'originario cognome, permettendo viceversa a coloro che non erano ebrei o che avessero un cognome che potesse evocare una vicinanza alla razza ebraica di modificarlo. Al fine era evidente in questo caso la necessità di individuare tramite il cognome l'appartenenza alla razza ebraica in maniera immediata. Infine si interveniva addirittura sulla possibilità di ottenere un'eredità o un legato diciamo, da parte dei soggetti appartenenti appunto alla razza ebraica, o meglio si stabiliva la nullità di quelle condizioni contenute nei testamenti o nei legati che stabilissero diciamo, come condizione indispensabile l'appartenenza del beneficiario alla religione israelitica e la privazione eventualmente dell'eredità o del legato nel caso di abbandono della stessa religione. Infine la legge del 19 aprile 42 strometteva gli ebrei dall'esercizio di qualsiasi attività dal campo dello spettacolo. L'integrazione, diciamo, quello che non fu realizzato tramite i provvedimenti normativi fu poi completato dai provvedimenti amministrativi. Provvedimenti amministrativi che costituirono ben più di quello che Jemolo ebbe a definire punture di spillo sul martoriato corpo dell'ebreo, un'ininterrotta teoria di divieti, di soprusi di ogni genere che andavano dal divieto di conseguire il brevetto di pilota civile, dal divieto di iscriversi a associazioni per la protezione degli animali, di possedere apparecchi radio e via dicendo. Il quadro che risulta da questo sguardo d'insieme dei provvedimenti che hanno dato forma alla legislazione razziale ci mostra i caratteri di quella che ragionevolmente è stata definita una persecuzione giuridica, che fu portata avanti però, come dicevamo, in maniera surrettizia ma incalzante, con la progressiva compressione di tutti i diritti fondamentali dell'individuo, dal diritto all'istruzione, al lavoro, a quello di relazione, fino alla mortificazione della dignità, significativa in questo senso l'ordinanza di polizia del 30 novembre 43 numero 5, adottata dal Ministro degli Interni nella Repubblica Sociale Italiana, con cui si ordinò ai capi delle province di inviare tutti gli ebrei in appositi campi di concentramento. Come si comportarono i giuristi? Dapprima furono tollerati questi interventi, considerati come parti di un corpus normativo estraneo all'ordinamento, derogatorio, leggi eccezionali, che non contraddicevano tuttavia diciamo, i principi di diritto comune. E questo è dimostrato da alcuni, pochi per la verità, tentativi espressi da alcuni giudici di emendarne le maggiori deviazioni. Significativa una sentenza con cui la Corte di Cassazione sottolineò che non poteva darsi un'interpretazione estensiva di quelle norme decreto che escludevano l'impugnabilità davanti a un giudice dei provvedimenti di applicazione del decreto legislativo stesso, dal momento che si trattava di deroga a principi generali sulla competenza giurisdizionale e al sistema generale dei controlli di legalità.
ma quando diciamo, fu evidente che l'impianto della legislazione statale aveva mutato il volto dell'ordinamento, non si trattava più diciamo, di una eccezione ad una regola, ma che l'eccezione era diventata regola, le già blande reazioni svanirono anche a motivo dell'assetto fortemente limitativo dell'indipendenza della magistratura che era stato delineato dalle riforme portate a segno durante il ventennio fascista. Questo mutamento dell'impatto della legislazione razziale sull'ordinamento fu rivelato, come si ricordava già, in particolare quando fu approvato l'articolo 1 del nuovo codice civile, il quale, diciamo, riconoscendo che con la nascita tutti i soggetti acquistano la capacità giuridica, cioè la titolarità di diritti, subordinava, consentiva limitazioni a questa capacità in relazione all'appartenenza a determinate razze, rinviando alle leggi speciali il compito di fissare le relative limitazioni. È stato osservato che questo articolo 1 costituiva una cesura forte rispetto a quella che era la tradizione codicistica che aveva in precedenza, non aveva, diciamo, da Napoleone in poi, non aveva conosciuto limitazioni delle capacità che erano ancorate all'appartenenza della razza, smantellava quell'idea che si era affermata nello Stato di diritto, secondo la quale l'idoneità ad essere soggetto di diritto spetta ad ogni uomo senza differenze di sesso, di condizioni fisiche e psichiche, e insinuava l'idea che se la capacità giuridica si acquista con la nascita, senza distinzioni tra uomo e uomo e delinea lo status della persona, l'appartenenza ad una determinata razza può giustificare l'esclusione di questo status, quindi l'esclusione della qualità di persona. E quello che era successo appunto con la legislazione razziale. All'indomani della guerra e della fine dell'avventura fascista era evidente che ci fosse la necessità di introdurre, di impedire che potessero essere adottate altre leggi infami. Per questo motivo i padri costituenti hanno scritto nella nuova legge fondamentale, la nuova tavola dei valori condivisi della comunità, che tutto l'ordinamento costituzionale è costruito attorno alla persona e ai suoi diritti, nei quali si esprime la sua irrinunciabile dignità. Può essere interessante richiamare quanto l'intervento di Aldo Moro, pronunciato nel marzo del 1947, in occasione dell'approvazione del futuro articolo 2 della Costituzione, su cui è costruita l'architettura fondamentale del nostro ordinamento costituzionale. Intervento che testimonia il valore fondativo che i costituenti attribuivano alla centralità della persona umana. Moro diceva: divisi come siamo da diverse intuizioni politiche, da diversi orientamenti ideologici, restiamo uniti sulla base di un'elementare e semplice idea dell'uomo, la quale ci accomuna e determina un rispetto reciproco. Uno Stato non è veramente democratico se non è a servizio dell'uomo, se non ha come fine supremo la dignità, la libertà, l'autonomia della persona umana, se non è rispettoso di quelle formazioni sociali nelle quali la persona umana liberamente si svolge e nelle quali integra la propria personalità. Con la nuova Costituzione si sanciva l'inviolabilità dei diritti dell'uomo, si è prescritto che sia assicurata un'adeguata tutela e garantito l'effettivo godimento uguale, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, sul presupposto dell'irrinunciabile pari dignità sociale di ciascuno. L'eguaglianza è stata declinata come principio complesso che da un lato include l'eguale valore associato a tutte le differenze che fanno di ciascuna persona un individuo differente dagli altri e di ciascun individuo una persona uguale a tutte le altre. Il principio affermato dalla Costituzione: siamo tutti uguali, abbiamo di pari dignità al di là a tutela delle differenze. Dall'altro si affermava il disvalore associato alle diseguaglianze materiali e sociali che attengono alle condizioni di vita che vanno rimosse o ridotte. In entrambi i sensi l'eguaglianza è stata affermata nell'articolo 3 della Costituzione come eguaglianza appunto nei diritti. In vista quindi della necessità di garantire tutela effettiva della persona, il costituzionalismo contemporaneo europeo ha perfezionato gli strumenti di garanzia che ha ereditato dallo Stato liberale di diritto, ha messo in sicurezza i diritti, sottraendoli alla volontà di variabili e contingenti maggioranze e riponendoli in costituzioni rigide, cioè insuscettibili di essere modificate da leggi approvate da qualsivoglia maggioranza parlamentare. Ha individuato un organo terzo, la Corte Costituzionale, chiamato ad assicurare il rispetto, anche annullando le leggi
che abbiano violato i diritti. Ha circondato di garanzie importanti l'indipendenza dei giudici, di garanzie di indipendenza dal potere politico, in vista della necessità di assicurare un giudice terzo e imparziale a tutela dei diritti. Ha aperto delle finestre in favore delle dichiarazioni e delle carte dei diritti internazionali e sovranazionali in una prospettiva appunto di ulteriore rafforzamento dei diritti stessi. Sono importanti a questo proposito le proclamazioni di principio contenute negli articoli 10 e 11, in particolare in questo caso l'articolo 10, che impedisce al legislatore italiano di disciplinare la condizione giuridica dello straniero in maniera che non sia coerente con le norme e i trattati internazionali. Alla creazione, come dicevo, di un organo chiamato a garantire il rispetto della Costituzione nella parte, tutta finalizzata a tutelare i diritti della persona, quindi alla creazione di un organo di giustizia costituzionale, quindi all'individuazione della giustizia costituzionale come una forma privilegiata di tutela della costituzionalizzazione della persona, in questi termini si esprimeva Stefano Rodotà nel diritto di avere diritti, si sono affiancate sempre più articolate forme di tutela internazionale dei diritti umani, prima fra tutte la Convenzione Europea della Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo del 1950, assistita dall'importante intervento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo. E sempre per rimanere in ambito europeo, non si può dimenticare l'importanza crescente della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, diventata sin dagli anni 60 anche in qualche modo giudice dei diritti e che ha in qualche modo inaugurato, ampliato il proprio compito in corrispondenza dell'approvazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza nel 2000, ma diventata pienamente efficace soltanto all'indomani dell'approvazione del Trattato di Lisbona. Nella Carta europea dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, l'articolo 1 si apre proprio con il riconoscimento della tutela della dignità umana, oltre a contemplare il divieto di ogni forma di discriminazione a partire da quelle basate sulla nazionalità. In questa prospettiva l'esistenza, tutti questi diversi tipi di giurisdizione, dai giudici comuni ai giudici costituzionali, ai giudici internazionali e sovranazionali, dovrebbero concorrere a tutelare la persona e i suoi diritti affinché, parafrasando una frase di Jean Monnet, pronunciata a proposito della guerra, Auschwitz e le leggi razziali siano non solo materialmente impossibili, ma culturalmente impensabili. In questo mutato contesto oggi possiamo dire: sono ancora pensabili culturalmente leggi razziali? Purtroppo uno sguardo al più recente passato e al tempo presente non consente di dare una risposta totalmente negativa a questo interrogativo. Non può negarsi che nel recente passato e nel tempo presente si sono proposte e si propongono, si delineano nuove forme di discriminazione istituzionale, spesso celate dietro superiori interessi dello Stato, esigenze di sicurezza, questioni di ridotte risorse da restribuire privilegiando la comunità autenticamente italiana. Si tratta di interventi che toccano ancora una volta categorie di soggetti identificati come diversi, per etnia, nazionalità, razza, stranieri, gli altri che si contrappongono ai noi di una comunità che si chiude ed esclude. Nei confronti di questi nuovi ultimi vengono spesso adottate misure di compressione dei diritti fondamentali all'assistenza, alla difesa, all'istruzione, alla cittadinanza, al nome, che ripropongono all'attenzione la questione del rispetto della dignità, attributo irrinunciabile della persona umana, la cui tutela è connotato indefettibile di ogni sistema democratico. Gli esempi possono essere svariati e richiamano alla memoria sgradevoli successioni del passato. Solo qualche esempio per rendere meno astratto il discorso. Una recente ondata di provvedimenti contenenti misure di discriminazione sulla base della razza o etnia, che dir si voglia, la possiamo rintracciare negli anni 2008-2009, durante i quali la questione della sicurezza ha costituito il filo conduttore delle principali politiche governative.
In questa chiave fu adottato il 21 maggio 2008 un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui il Governo dichiarava lo stato di emergenza con riferimento all'insediamento di comunità nomadi nelle regioni Campania, Lombardia e Lazio, perché tali insediamenti, a causa della loro estrema precarietà, avrebbero determinato una situazione di grave allarme sociale, con possibili gravi ripercussioni in termini di ordine pubblico e sicurezza per le popolazioni locali. Seguivano ordinanze di protezione civile dello stesso Presidente del Consiglio del 30 maggio 2008, con cui si conferivano ai prefetti delle province poteri di compiere una serie di operazioni, fra cui identificazione e censimento delle persone, anche minori di età, dei nuclei familiari presenti nei luoghi attraverso rilievi segnaletici, adozione delle necessarie misure avvalendosi delle forze di polizia nei confronti delle persone che risulti non possano essere destinatarie di provvedimenti amministrativi o giudiziari di allontanamento e di espulsione. Queste ordinanze, congiuntamente con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, venivano impugnate davanti al TAR, il quale, pur riconoscendo la sussistenza dello stato di emergenza e la legittimità del monitoraggio da effettuare nei campi nomadi, accoglieva il ricorso per la parte relativa nella quale le ordinanze consentivano il censimento e l'identificazione delle persone mediante rilievi segnaletici, anche quando gli interessati fossero stati in grado di provare la propria identità e nei confronti dei minori di età. In assenza di norme di legge che autorizzassero il trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici, ovvero di una specifica autorizzazione del garante per la protezione dei dati personali. In violazione peraltro delle garanzie proposte a tutela della libertà personale dall'articolo 13 della Costituzione. Dopo queste, nell'immediato il Consiglio di Stato sospendeva l'efficacia della sentenza, anche se successivamente avrebbe poi confermato l'orientamento, ma il tempo che passò fu sufficiente a far sì che alle operazioni di censimento, che si moltiplicarono in Italia, seguì una fase di esecuzione di sgomberi forzati senza alternative di alloggio. Intervenne in quella circostanza il Parlamento europeo con due risoluzioni che richiamarono all'attenzione le autorità italiane circa la necessità di non effettuare censimenti, soprattutto la rilevazione dell'identità attraverso quelle modalità. La circostanza si è conclusa, in particolare nell'ultima risoluzione del Parlamento europeo del 7 settembre 2009, c'è stata una dura censura per gli Stati che hanno continuato a operare secondo criteri discriminatori nei confronti dei Rom, anche con il ricorso a operazioni di censimento arbitrario e di sgombero forzato senza alternative di alloggio. Nello stesso periodo, solo con l'uccello, ricordo che sono stati adottati importantissimi provvedimenti, sempre nel nome della sicurezza. Alcuni punti qualificanti: è stato il diritto di migrare tutelato dalla Costituzione italiana, si è capovolto nel suo contrario, essendo stato tramutato in reato. È stato configurato il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, originariamente punito con la reclusione, che corrisponde, si è detto, non già alla penalizzazione di una condotta, di un fatto, ma di uno status, quello di immigrato irregolare. In violazione, secondo quanto sostenuto da molti, non solo del principio di legalità, si può essere puniti per ciò che si è fatto, dell'legalità delle pene e dei reati, ma non per ciò che si è, del principio di offensività e colpevolezza della condotta, dato che la perdita del permesso di soggiorno a seguito, ad esempio, di un licenziamento non può ritenersi un comportamento dannoso, ma anche è colpevole, ma anche della pari dignità e dell'eguaglianza dei diritti, che esclude ogni discriminazione basata sulle condizioni personali e sociali. Vale la pena di ricordare che alla qualità di immigrato irregolare la normativa faceva dipendere una serie di conseguenze incidenti sulla capacità giuridica dell'immigrato, fra cui l'impossibilità di accedere, di esercitare il diritto all'abitazione, essendo punita penalmente la condotta di chi avesse ceduto a titolo oneroso l'immobile di cui avesse la disponibilità a un cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato.
essendo introdotta la previsione del divieto di rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati, compresi gli atti dello stato civile, atto di nascita, atto di morte, ed essendo quindi resa impossibile l'accesso ai pubblici servizi, l'allaccio alla rete elettrica, servizi del gas. Infine è stato stabilito il divieto di contrarre matrimonio con immigrati irregolari, conculcando gravemente la capacità giuridica di questi soggetti. Sul punto va detto che non sono state poche gli interventi della Corte Costituzionale sul punto. Proprio con riguardo a questa disposizione, la Corte ha provveduto ad annullare il divieto di contrarre matrimoni con immigrati irregolari, riconoscendo, annoverando il diritto di contrarre matrimonio tra quelli fondamentali tutelati dagli articoli 2 e 29, dall'articolo 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, dall'articolo 12 della CEDU, così come è intervenuta in numerosi altri casi a dichiarare l'incostituzionalità di leggi che facevano dipendere anche nei confronti degli immigrati regolari la titolarità di una serie di prestazioni diciamo sociali dalla titolarità di permesso di soggiorno di lungo periodo che presuppone non solo la residenza sul territorio italiano per più di 5 anni ma anche un certo reddito, incompatibile con la circostanza che questi soggetti di fatto, essendo inabili al lavoro, non possono lavorare, dunque si configura difficilmente la possibilità di un reddito. E vado a chiudere ricordando soltanto che i recentissimi interventi del governo, non solo dell'ultimo ma del precedente, hanno amplificato questi dubbi di legittimità costituzionale, di compatibilità con quei principi fondamentali posti a tutela dei diritti inviolabili di ogni uomo di cui abbiamo accennato. E in particolare hanno delineato un sistema di norme che ha indotto diversi autori a parlare della nascita di un diritto speciale dei migranti, di leggi speciali derogatorie delle regole generali poste a tutela dei diritti fondamentali, fra i quali la libertà personale. Un riferimento si può fare, e chiudo, al particolare regime delineato per i migranti che si trovano appunto ad entrare in assenza di permesso di soggiorno nel territorio italiano, per i quali si prevede il trattenimento presso strutture che inizialmente venivano chiamate centri di accoglienza, poi è mutato nel tempo anche la denominazione, oggi si parla di centri centri di permanenza per il rimpatrio, ad indicare che l'obiettivo ultimo non è già l'accoglienza ma l'espulsione. E numerose sono le altre disposizioni che derogano per esempio al riconoscimento del doppio grado di giudizio avverso i provvedimenti di rigetto delle richieste di protezione umanitaria. Diversi sono gli interventi che hanno ulteriormente diciamo conculcato, dicevo, diritti fondamentali. Da ultimo mi piace ricordare che il decreto legge entrato in vigore negli ultimi giorni interviene a prevedere la revoca della cittadinanza agli immigrati che ce l'abbiano, che vengano condannati definitivamente per reati di terrorismo, pur in presenza nella Costituzione italiana di una norma che espressamente vieta la possibilità di revocare la cittadinanza, così come il diritto al nome e alla capacità giuridica per motivi politici, e infine la norma che esclude il diritto all'iscrizione anagrafica degli stranieri richiedenti asilo, creando quindi una indiscutibile, diciamo, irragionevole discriminazione rispetto a tutti gli altri cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno, posto che l'impossibilità dell'iscrizione anagrafica degli stranieri gli preclude l'accesso a qualunque servizio. Scusate del tempo che ho preso, ma l'idea era quella solo che purtroppo il clima, diciamo, non è del tutto compatibile con quell'insieme di principi e di diritti che sono stati puntualmente
riconosciuti dalle moderne costituzioni e dalle carte internazionali. Gli strumenti rispetto all'esperienza pregressa oggi ci sono. Si tratta di quindi utilizzarli, si tratta per evitare che diciamo, queste possa eventualmente diciamo, passare indenne una nuova legislazione che contrasti con quelli che sono i fondamenti delle moderne democrazie contemporanee. Scusa.